Ragazzuoli, ciao a tutti. Oggi inizialmente, quantomeno in attesa magari di altre notizie legate in questo caso alla Juventus che possono dare la possibilità di fare un video, voglio parlare di questa notizia che è appena uscita e onestamente leggendo soprattutto quello che c'è dietro, dico la verità, mi fa girare anche abbastanza i coglioni, devo essere tutto sommato anche abbastanza sincero, no? Perché è arrivata stamattina la notizia della positività di Aurelio De Laurentiis al Covid-19. Assolutamente, ci mancherebbe altro, gli auguro una pronta guarigione, anche perché da quello che hanno riportato soprattutto Repubblica pare che tra l'altro non sia neanche asintomatico, quindi nel senso probabilmente non è una situazione proprio bella da vivere, tranquilla e serena e quant'altro, solo che però poi è uscito tutto il resto che mi fa pensare e mi fa dire che De Laurentiis è stato un incosciente assoluto. Cioè, penso veramente non ci siano altri termini e penso veramente non ci siano neanche delle giustificazioni. Poi, dopo, giustamente uno se vuole giustificarlo, va bene, fa benissimo e liberissimo di giustificarlo. Però, guardate, penso che incosciente sia anche, oltre che il termine più giusto, il termine più tranquillo. Perché se tu hai i sintomi, ti presenti in lega, giustifichi il tuo malumore con un'indigestione di ostriche, sei in attesa del tampone perché appunto hai i sintomi, probabilmente non ti senti tanto bene e per sicurezza fai il tampone, però mentre aspetti l'esito vai a Milano all'assemblea di Lega e tra l'altro ti presenti senza mascherina, cosa sei? Incosciente è il termine più tranquillo, veramente. Penso non ci sia termine più tranquillo di incosciente, perché uno che fa una roba del genere, cioè, si potrebbero tirar fuori tanti altri termini decisamente più cattivi, più crudi e più volgari. La cosa bella, appunto, è come ho appena detto, ho visto il video dell'arrivo dei presidenti piuttosto che magari dei dirigenti come Marotta nel caso dell'Inter e tutti avevano la mascherina, no? Poi arriva De Laurentiis senza mascherina e tra l'altro mi pare che sia stato l'unico o uno dei pochi a fermarsi dopo l'assemblea per parlare coi giornalisti, ovviamente tutto questo senza mascherina. Esce dalla macchina che l'ha portato fino all'hotel in questione senza mascherina, quindi in bocca al lupo anche all'autista che ha scorazzato De Laurentiis, perché nel senso stare abbastanza vicini con uno dietro senza mascherina che il giorno dopo scopri essere positivo non penso sia proprio il massimo, no? Cioè, ragazzi, questa qui è una roba veramente fuori di testa. Io posso capire, potrei capire, boh, non lo so, magari eri asintomatico, ti sentivi bene, può succedere, può capitare, ce ne sono tanti di casi del genere, può succedere. Poi, ecco, sarebbe comunque consigliabile utilizzare la mascherina, soprattutto se sei vicino a diverse persone in uno spazio chiuso, e qui mi stupisce più che altro magari l'organizzazione dell'hotel, però sapete, sai, magari si riuniscono i presidenti di Serie A, magari ti viene da dire non rompiamo neanche i maroni, tanto loro sono sicuri, sono protetti, sono tutelati e tanti saluti, no, staranno bene. Però c'è veramente, ragazzi, a me ste robe mi lasciano da dire, ma com'è possibile? Cioè, poi lui che dovrebbe dare l'esempio essendo comunque una figura abbastanza importante, no? Un presidente di una squadra importante come il Napoli, nel senso, no? Invece niente, hai i sintomi, stai male, giustifichi il tuo stare male con un'indigestione di ostriche, ti presenti senza mascherina. Repubblica ha riportato che anche durante l'assemblea spesso e volentieri è stato senza mascherina, ma questo io fino a prova contraria, cioè, non lo so, non lo posso sapere, ma loro riportano questo. Dopo ti presenti davanti ai giornalisti senza mascherina e la mattina dopo arriva l'esito del tampone dove dice che tu sei positivo al Covid. Cioè, ragazzi, questa è una roba veramente fuori di testa. Poi la cosa bella è che qualche giorno fa aveva parlato dicendo che se i giocatori impegnati nelle nazionali tornano a Napoli positivi al Covid saranno guai per la UEFA. E adesso che tu rischi di imputtanare mezza Serie A, come la mettiamo? Adesso ovviamente per forza di cose tutti i presenti
tutti gli altri presidenti probabilmente, sicuramente faranno il test e staranno in isolamento, però ragazzi, sta roba qui è veramente da incoscienti totali, proprio veramente zero rispetto per gli altri, ecco, neanche necessariamente per le regole, per gli altri, proprio per le altre persone, zero rispetto. Adesso vedremo che cosa succederà. Rinnovo comunque l'augurio di pronta guarigione a De Laurentiis, perché comunque deve guarire assolutamente da questo problema, però sapete, quantomeno un pochino di senso civico, diciamo così, non sarebbe poi così tanto male. Ciao a tutti.